Curadori e Surunche Selimu. Ciao a tutti da Esterzili per un nuovo video da Santa Vittoria. O meglio, dai suoi paraggi. Mi trovo esattamente di fronte a Surunque Selimu e Curadori. Siete curiosi? Allora io, Benigadigontu. Vedete queste pietre? Queste sono le pietre del Tempio Megaron Doumerjia. Ora mi sposto leggermente a destra, naturalmente sto guardando, Curatori. spostandomi alla mia destra, naturalmente io sono di fronte a Doumerjia. Questa collinetta è Curadori. Curadori significa grosso modo avere cura, no? Di qualcosa. Ora, invece, rispetto a Doumerjia, mi sposto a sinistra e quest'altra collinetta è Surunque Selimu. Elimu in esterzilese significa odio, per cui dovrebbe essere il broncio dell'odio. Voi però dovete immaginarvi sopra queste due collinette. Io godo già di una vista incredibile. Da lì è maggiore, perché vedete che questa collinetta copre la mia visuale dal punto in cui mi trovo ora, che sono molti metri di distanza. Per cui si presume che questi due luoghi fossero le vedette di Doumerjia. E quindi questo tempio a Megaron fosse super sorvegliato in epoca nuragica. E invece in epoca moderna ho notato, guardate un po', che a fianco a me c'è un ginepro, un bellissimo ginepro con tutte le sue bacche, che noi esterzili chiamiamo Sinebru. Il discorso del sole, della luce, eccetera. Tutto questo discorso noi lo possiamo condurre al nome di Sterzili, perché Sterzu significa avvistare. E poiché da questa montagna è possibile avere una visuale a 360 gradi, poche montagne permettono di vedere così tante località che spaziano dalla pianura al mare alle altre montagne. Probabilmente il significato del nostro paese Sterzili, che in sardo è Sterzili, infatti noi diciamo Seu Sterzilesa, è proprio quello di luogo di avvistamento. Queste sono le nostre supposizioni. D'altronde, tutte le interpretazioni scientifiche sono partite proprio da ipotesi che poi sono state vagliate. Si è cercato di capire se fossero vere oppure false, ma Galileo ci ha insegnato che si deve sempre partire da un'ipotesi che possa essere naturalmente valida. Queste sono le nostre idee. Tutto questo discorso è nato grazie al mio paesano, zio Giuseppe Boi, che vi ricordo è l'autore della nuraghe che si trova a Santa Vittoria, chiamato Nuraghe Zigarru, perché l'ha costruito lui, impiegandoci ben 6 mesi quando lavorava per l'ente foreste tanti anni fa e che viene incorniciato e immortalato da tantissimi esterzilesi e turisti. E anche la mia pallina di WhatsApp in questo momento. Bene, vi saluto e vi ringrazio per aver seguito il video. Condividetelo perché magari tra di voi c'è qualche archeologo o archeologa incuriosito. E magari ci può dare una mano d'aiuto a capire se la nostra idea è vera oppure se è soltanto un ragionamento che resta così. Vi saluto Zibilisanus. Ciao ciao! Tantissimo zio Giuseppe Boi per questa bellissima passeggiata con l'intenzione di tornarci al più presto per nuove curiosità sul nostro paese. Grazie per avermi seguita. Io adesso torno ai Sterzili. Paese. E vi saluto. Asibrisanusu. Ciao!